Da azienda leader della siderurgia europea, Ilva è di fatto diventata un'azienda statale o parastatale. Siamo passati quindi da una leadership indiscussa a livello mondiale a una gestione prima con l'intervento della magistratura, poi con l'azzeramento dei vertici societari, poi con il commissariamento, poi con la dichiarazione di insolvenza. Quella dichiarazione che proprio a gennaio di quest'anno vi ha costretti all'ennesimo decreto-legge, vi ha costretti a prendere atto del vostro fallimento, dal fallimento di una politica industriale che oggi evidentemente latita, e vi ha costretto al commissariamento speciale del commissario speciale per creare una società speciale per la gestione di una società strategica, a vostro dire. Perché purtroppo, ministro, governo, qui abbiamo sentito tante parole, tante rassicurazioni, ma non è altro che abbiamo assistito a una riedizione di ciò che è avvenuto qualche mese fa, qualche anno fa. In tutti questi casi noi abbiamo più volte sottolineato, fino alla nausea, e non ci stancheremo mai di farlo, che la politica non fa impresa. La politica deve dettare le regole, la politica deve vigilare, la politica sì, si deve occupare del rispetto ambientale, della salute dei cittadini, ma non può e non deve mettere le mani nella gestione delle aziende, perché la gestione della politica, la vostra gestione, ha portato a una situazione per cui in 2 anni e mezzo ci sono 3 miliardi di insolvenza. 3 miliardi di insolvenza nei confronti di oltre 4.000 imprese che si sono impegnate, hanno lavorato, si sono impegnate con i propri lavoratori, le proprie lavoratrici, hanno contratto debiti con le banche, hanno prodotto beni e servizi perché l'Ilva di Taranto e le sue controllate potessero tornare a lavorare a pieno regime, ad essere quelle che erano abituate ad essere, ovvero leader mondiali. E vi ricordo che se di settore strategico si tratta è perché noi siamo secondi in Europa e su alcuni prodotti non abbiamo problemi a competere con la Germania, anzi, su tanti prodotti devono imparare loro da noi come si fa? Ma purtroppo qui la politica latita, ha latitato a livello locale quando si è trattato di fare rispettare degli impegni che poi sono stati completamente abbandonati, non considerati, ma ha latitato anche nel momento in cui avrebbe dovuto fare quello che voi dite ancora oggi che avete intenzione di fare, ovvero di definire un piano industriale. Ma chi sono quelli che scriveranno il piano industriale? Gli stessi che hanno portato al fallimento di oggi? Sono quelli che ancora oggi vengono bacchettati dall'Europa perché non hanno fatto alcuna bonifica ambientale? Quelli che non hanno ancora rispettato i canoni di sicurezza? Se sono gli stessi, logico, evidente e scontato prevedere che tra un altro anno saremo ancora qui a parlare dell'Ilva di Taranto, dei fallimenti, gli ennesimi fallimenti di un governo incapace, perché voi evidentemente non avete una politica industriale. Non venite qua a raccontarci che avete una politica industriale. La vostra unica intenzione, e questo l'abbiamo visto ormai, basta sfogliare un qualsiasi quotidiano del settore, è quella di svendere il patrimonio industriale italiano. Quello sì che siete capaci a farlo, quelli siete dei maestri, perché di fronte alle difficoltà l'unica risposta che avete è quella di regalare, perché di questo si tratta. Voi state regalando pezzi fondamentali della nostra industria e con essi lavoro, sviluppo, posti di lavoro. Posti di lavoro, voi che tanto avete parlato, il ministro Renzi, il primo ministro Renzi ormai è da un anno che siede in quel posto, dove sono finiti
Dove sono finiti le start-up? Dove sono finite i nuovi posti di lavoro, l'impiego per i giovani? Tutte le promesse che si sono evidentemente infrante di fronte alla realtà, che è la vostra incapacità, la vostra manifesta incapacità di condurre una qualsiasi tipo di politica industriale. Allora voi venite qua e ci dite, siamo sotto il punto di vista dei crediti alle tante imprese per cui noi ci siamo battuti, il collega Alasia, Grimoldi e altri, in commissione affinché venissero pagate, affinché venisse corrisposto a loro il lavoro, i servizi forniti. Voi ci avete detto sì, li tuteleremo, gli daremo la possibilità all'interno del fallimento di essere pagati per prima. Sì, ma con quali soldi? Con quali risorse? Non c'è ancora stato detto con quali risorse. Al di là delle promesse del Vice Ministro, che assolutamente l'abbiamo visto sul pezzo, si è impegnato, quant'altro, come tanti prima di lui, il problema vero è che qui non ci sono le risorse e non sappiamo ancora i tempi. Per cui queste imprese, che sono con l'acqua alla gola, per cui sono indebitate nei confronti dei fornitori, delle banche, che devono pagare i salari ai propri dipendenti, oggi non sanno ancora quando saranno pagate per il lavoro fatto. Questo è il punto. E queste stesse imprese hanno pagato le tasse a uno Stato ladro, perché è uno Stato ladro quello che si impegna a pagare e poi non paga, è uno Stato ladro quello che pretende nel momento in cui invece deve dare, è uno Stato ladro quello che è incapace di fare una qualsiasi politica industriale, che da quei banchi viene a raccontare a tutto il Paese che ci sarà sviluppo, che ci saranno posti di lavoro, che le tasse diminuiranno, che sarà più facile assumere, e poi la realtà è completamente diversa. Qui non è un salotto di Porta a Porta o qualsiasi altro talk show televisivo, questo è il Parlamento, e voi qua dovreste rispettare i cittadini con i quali intendete dialogare, per i quali dovreste fare ciò che purtroppo non siete assolutamente in grado di fare, ovvero attuare una reale politica industriale, perché quello che noi vi chiediamo è di lasciare le nostre aziende libere di poter lavorare, non libere di poter andare in Svizzera per scappare da uno Stato che continua a vessarle, da una burocrazia insensata che non consente di fare alcunché, che non ci dà la possibilità di sviluppare nulla, che fa scappare i nostri giovani laureati, che fa andare a studiare altrove chi invece qui potrebbe dare un contributo, un valore aggiunto, che fa assumere persone capaci, con idee, capaci di fare la differenza, che le fa assumere altrove. Ormai non c'è più nessuno disposto a scommettere sul Paese che voi ci avete consegnato. Nessuno è disposto a scommettere un solo centesimo sul vostro tanto sbandierato sviluppo del Paese. E allora il punto fondamentale è questo. Noi cosa possiamo dire alle tantissime lavoratrici, ai tantissimi lavoratori di Ilva e le centinaia di migliaia di lavoratori? Lo sapete quanti sono? Sono oltre 20.000 quelli che lavorano per Ilva, o dentro o fuori. Cosa possiamo dire a loro? Quale prospettiva possiamo dare a loro per il futuro? Quale certezza avranno nel momento in cui sanno di avere a che fare con chi oggi dice una cosa, sbandiera un provvedimento che dovrebbe risolvere tutto e poi il giorno dopo manda una lettera di insolvenza e chiede di lavorare a gratis? Questo è quello che voi siete stati in grado di fare fino ad ora. Nulla, nulla, nulla. Voi siete il nulla sottovuoto. Purtroppo questo è quello con cui noi dobbiamo fare i conti, e se volete veramente fare qualcosa per lo sviluppo del Paese, fate l'unica cosa possibile. Andatevene a casa.